Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovo video sullo Scopriamo le creazioni in resina, che come sempre ricordo è un format inventato da Erika Kawaii, che saluto. Ciao Erika! E direi di iniziare subito dagli stampi nuovi che mi sono arrivati da AliExpress. Iniziamo ad esempio da questo quadratino, ed è questo qui con i glitter molto molto carino, come vedete. Ho cambiato la fotocamera, quindi spero che si veda tutto molto meglio, più nitido. Ed è questo quadratino. Vediamo gli altri. Hanno già il forellino preciso, come vedete, lo stampo anche abbastanza lucido. Questo è verde invece con i glitter. Wow, questo mi piace moltissimo. Ho aggiunto del colorante perlato azzurro, infatti ci sono alcuni riflessi azzurri, come vedete. Poi apriamo questa boccetta di profumo, comunque di un'essenza. Wow, questo anche mi piace moltissimo. Lo stampo è un po' sporco, devo dire, guardate qui. Anche se non sembra, beh sì, qui in realtà sembra molto. Non l'ho notato quando ho colato la resina, quindi magari lo dovrò pulire. Vediamo la mela con la parte morsicata. Wow, questa mi piace davvero molto. Guardate qui quanti glitter, quanto sbrilluccicano. Poi vediamo la prima creazione in resina con i diamantini. Io mi sono molto divertita a fare queste creazioni, non è l'unica. Infatti sono curiosa di vedere come sono uscite. E wow, mi piace davvero molto. Guardate qui quanto brillano. Sì, devo dire che sono molto soddisfatta, sia dietro che avanti, il cuore è praticamente uguale, identico. Wow, spettacolo, mi piace molto. Vediamo lo stampo con i cuoricini, ve li faccio vedere tutti insieme. Vediamo lo stampo con il fiocco, mi piace molto, wow, bellissimo. Poi i baffi, questa volta li ho fatti rossi, era da tanto che non utilizzavo questo stampo. E devo dire che sono sempre molto soddisfatta. Vediamo le altre creazioni con i diamantini, ne sono altre tre se non sbaglio. Poi abbiamo la goccia. E se non sbaglio la Torre Eiffel, eccola qui. Mi piace davvero moltissimo questa. Poi vediamo il fiorellino giallo, arancione anche, perché ho messo appunto dei glitter arancioni, come vedete. Questa è la parte più dritta. Poi abbiamo la chiave. Molto fino, dallo stampo non pensavo fosse così fino. Qui devo ritagliare un pochino, devo limare, però nel complesso mi piace moltissimo, anche il colore. Poi vediamo l'ultimo stampino, se non sbaglio, di questa linea qui, che è questo cerchio, molto molto semplice. Avevo in mente magari di applicare qualche decorazione qui sopra. E vediamo le rose, sperando che non siano venute bolle, perché questo stampo è davvero sempre molto difficile da colare. Quindi scopriamolo subito. Beh, devo dire che qui non è venuta nessuna bollicina e sono molto molto soddisfatta. Vediamo le altre. Adesso andiamo a scoprire lo stampo con le lettere. Questa volta ho realizzato tutte le letterine. Come sapete, ogni volta qui metto della resina di scarto, quindi se ci dovessero essere imperfezioni, ovviamente sapete per quale motivo. Iniziamo subito, ve le faccio vedere tutte insieme. Abbiamo la A. Ed eccoci qui, queste sono tutte le creazioni che ho realizzato in questo periodo. Sono prettamente tutte creazioni con i glitter, tranne un paio di creazioni, ad esempio questa qui. E decisamente le mie preferite sono queste qui con i diamantini. Sono veramente molto contenta di aver sperimentato una colata di resina con i diamantini. Scrivetemi giù nei commenti qual è la vostra creazione preferita. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!